Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso di questo fine settimana sul Mediterraneo avrà inizio una modifica importante a livello barico. Una circolazione depressionaria andrà ad agire ad ovest della penisola iberica. Si tratta di quel che resta dell'uragano Kirk che nei giorni scorsi ha interessato l'Europa e parte delle regioni settentrionali. Questa configurazione barica incentiverà l'afflusso di masse d'aria calda dal Nord Africa verso la nostra penisola e quindi avremo già un primo assaggio nel corso di questo fine settimana, ma sarà poi dalla prossima settimana che questa condizione raggiungerà il culmine. Ne riparlerò a breve. Intanto il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da sabato 12 ottobre, sulla nostra regione avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso con temperature stazionarie o in lieve aumento. La ventilazione debole da nord-ovest e mare quasi calmo, poco mosso. Per la giornata di domenica 13 ottobre, poche novità, nessuna variazione, cielo sereno, poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte la formazione di dense foschie e locali banchi di nebbia nelle aree interne e vallate. Per quanto riguarda le temperature, ancora poche variazioni, con valori in linea con la media del periodo, per venti deboli da nord-ovest, il mare quasi calmo, poco mosso. Infine la tendenza per la prossima settimana, come vi ho accennato, ecco, l'anticiclone, il promontorio subtropicale, si espanderà con decisione verso nord, fino a raggiungere il sud della Scandinavia. Questo grazie alla persistenza della circolazione depressionaria ad ovest della penisola iberica. Quindi già da partire da lunedì avremo un aumento delle temperature che sarà vistoso tra martedì e mercoledì con valori termici ben al di sopra della media del periodo. Si stima fino a 5-7 gradi centigradi al di sopra della norma. È una condizione questa anomala per questo periodo che al momento non sappiamo ancora quanto possa durare. Bene, per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.